tutti i lettori, io sono Annalisa e oggi sono qui per farvi un piccolo unboxing sul pacco Feltrinelli che ho ricevuto l'altro giorno. Su Instagram vi avevo chiesto qualche suggerimento su dei titoli da acquistare per l'offerta appunto Feltrinelli e voi mi avete dato alcuni suggerimenti, quindi io poi ho fatto l'ordine. E oggi sono qui per farvi vedere cosa ho acquistato e le due coperte che ho ricevuto. Bene, direi di cominciare. Allora, io il pacco l'ho già aperto perché era un po' difficile da aprire, quindi ho già fatto. Allora, partiamo dai romanzi che ho scelto. Il primo che vedo nel pacco è Il buio oltre la siepe di Harper Lee. Questo qui mi è stato suggerito da una ragazza e sempre su Instagram, non mi ricordo chi era, e poi chiedendo altri suggerimenti me l'avevano anche consigliato parecchi altri e niente, sono molto curiosa di leggerlo. Me l'hanno suggerito intanto, poi lo conoscevo già come per il titolo più che altro, e poi leggendo la trama mi incuriosiva moltissimo. In pratica racconta di un processo fatto nei confronti di un afroamericano accusato di violenza sessuale. Leggeremo del processo e di come appunto si svolgerà l'indagine che effettuerà appunto l'avvocato per scoprire se il suo cliente è davvero colpevole. Sembra un romanzo molto interessante anche perché parla di razzismo e di discriminazione e sono molto curiosa di leggerlo. L'altro romanzo che ho acquistato è Cecità di José Saramago. Questo qui l'avevo messo nel carrello perché mi interessava e poi mettendo la foto su Instagram una ragazza mi aveva detto che era consigliatissimo e quindi poi effettivamente l'ho acquistato. Non so di che cosa parla, ma José Saramago appunto è un premio Nobel per la letteratura, quindi presumo il suo libro mi piacerà. Allora, leggiamo qua dietro. In un tempo e in un luogo imprecisati, all'improvviso l'intera popolazione perde la vista per un'inspiegabile epidemia. Chi viene colpito dal male è come avvolto in una nube lattiginosa. Le reazioni psicologiche sono devastanti. L'esplosione di terrore, di gratuita violenza è inarrestabile. Gli effetti della patologia sulla convivenza sociale drammatici. La cecità cancella ogni pietà e fa precipitare nelle barbarie, scatenando un brutale istinto di sopravvivenza. Nella forma di un racconto fantastico, Saramago disegna con maestria, essenzialità e nettezza la grande metafora di un'umanità bestiale e feroce, incapace di vedere e di distinguere le cose razionalmente, artefice di abbruttimento, crudeltà e degradazione. Sembra un romanzo molto interessante, poi vi farò comunque sapere cosa ne penso sul canale, anche perché ho deciso che mi dedicherò maggiormente al canale perché riesco a gestirlo meglio rispetto al blog, perché non riesco a pubblicare giornalmente in quanto sono molto occupata, quindi prevedo di pubblicare meno post e più video, quindi vi farò la recensione da qualche parte, poi vi farò sapere dove. Poi abbiamo Le notti bianche di Dostoevskij e questo qui, oltre ad essere stato il romanzo del gruppo di lettura di Prismatic 310, vi lascio il suo canale qui sotto, perché mi è stato suggerito dalla mia professoressa di italiano e quindi ho deciso di acquistarlo, anche perché mi incuriosiva da un po' e volevo appunto leggere qualcosa di Dostoevskij non avendo letto ancora niente. Mi sembra di aver letto qualcosa di Tolstoi, però letteratura russa ho un'esperienza molto limitata, quindi volevo leggere questo prima di dedicarmi a romanzi un po' più impegnativi come Anna Karenina. Quindi questo qui, anche di questo vi farò sapere qualcosa magari su Instagram. L'ultimo romanzo che ho scelto è Kitchen di Banana Yoshimoto. Questo qui l'ho scelto perché mi incuriosiva da parecchio tempo e avendo letto un romanzo di Murakami mi sembrava doveroso poi leggerne uno di Banana Yoshimoto e mi è sembrato doveroso partire dal suo romanzo di esordio, che è anche il più famoso e che mi è stato consigliato tantissimo su Instagram. Poi ho letto le recensioni sulla Feltrinelli e erano comunque molto entusiaste di questo romanzo, quindi poi vi farò sapere cosa ne penso e niente. Mi incuriosisce moltissimo come romanzo anche perché adoro la letteratura giapponese e voglio avvicinarmi maggiormente a questa letteratura, e anche perché se riesco andrò poi a studiare giapponese all'università, quindi mi sembra doveroso avvicinarmi a autrici famose
giapponesi come la Yoshimoto. Non ho ancora capito se lei si chiama Banana o si chiama Yoshimoto, però poi magari poi lo scoprirò e ve lo farò sapere, magari, oppure fatemelo sapere voi se lo sapete, grazie. Ok, questi erano i romanzi, poi nel fatto c'erano anche le due coperte, perché ogni due libri sia una coperta. L'unica cosa è che sul sito della Feltrinelli non si possono scegliere le coperte, neanche su Ibs o su Libraccio, quindi se andate in negozio magari potete sceglierle, su online non si possono scegliere, e infatti mi sono arrivate due coperte di Peter Pan, il che non mi dispiace anche perché mi serviva come una coperta, quindi non ci faccio molto caso, anche se avrei preferito quella di Fitzgerald, Tenere la notte, però ci accontentiamo. Ve la faccio vedere aperta, anche se non so se riuscirò a farla vedere intera. Comunque, qua c'è la miniatura in cartone e poi c'è la coperta. Non penso di riuscire a farvela vedere tutta, comunque. Ci proviamo. Come vedete è molto grande, infatti non entra nell'inquadratura, e è molto soffice, e niente, poi questa la userò più in là quando avrò bisogno di qualcosa per coprirmi mentre leggo, e è davvero bellissima, mi piace tantissimo, nonostante non sia il romanzo che avrei scelto come copertina del libro sulla coperta, però ci accontentiamo, insomma. Bene, questo era tutto con la Moxin di oggi, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere quali romanzi avete acquistato voi per l'offerta, e se avete letto qualcuno dei romanzi che ho citato, fatemi sapere se vi sono piaciuti o meno. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, se non vi siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, e nell'info box vi lascio tutti i miei canali social in caso voleste seguirmi anche lì, magari su Instagram dove posto giornalmente per aggiornarmi sulle mie letture, per fare sondaggi su recensioni e post, e poi c'è anche la pagina Facebook, il blog e tutto il resto, quindi vi aspetto anche lì, noi ci vediamo al prossimo video e ciao!